Il Consorzio Spiaggia Marina Centro nasce quest'anno sulla spiaggia di Rimini e nasce dall'esigenza di 8 imprenditori balneari, dal numero 19 al numero 28, ad esclusione del bagno 23, di poter offrire ai propri clienti e al territorio nuove opportunità e nuovi servizi. Abbiamo deciso di dare una forte impronta etica al nostro lavoro, associandosi a quelle che noi riteniamo essere le eccellenze del nostro territorio, che sono le università, sono le cooperative sociali, sono gli enti di formazione, perché riteniamo che i contenuti debbano essere fatti dalle persone. La nostra convinzione è che le persone con fragilità sociali non debbano essere considerate un peso all'interno del mondo del lavoro, ma possono essere considerate una grande risorsa produttiva ed umana. Secondo questo principio, abbiamo deciso di porci nei confronti del territorio come un foglio bianco da riempire con progetti di inclusione sociale e lavorativa. Quest'anno il nostro consorzio ha avviato il progetto Marina Centro, che ha portato alla formazione di 11 persone con disabilità all'interno dei nostri stabilimenti balneari in specifiche mansioni che abbiamo creato per loro, come l'aiuto bagnino e l'assistente all'infopoint, quindi per dare informazioni ai nostri turisti clienti. C'era chi veniva a chiederti delle animatrici, chi veniva a chiederti delle serate estive. Il mio lavoro consisteva nel riordinare le zone dei lettini degli ombrelloni, di pulire la passerella centrale. Grazie a questo nuovo tipo di relazioni abbiamo verificato che le nostre aziende sono cambiate, sono cresciute e abbiamo dimostrato che le persone con disabilità all'interno di un percorso educativo importante possono diventare veramente dei professionisti del mondo del lavoro. Ho fatto questa esperienza per provare il mondo di lavoro e mi è piaciuto. Possono inoltre contribuire alla produttività e allo sviluppo della società, acquisendo nel contempo maggiore autostima e maggiore indipendenza. Ho dato tutta me stessa e mi sono divertita, è stata un'esperienza molto bella. Il progetto Marina Centro propone nuove regole che anche altre aziende, non strettamente balneari, possono adottare. Mi auguro l'anno prossimo magari di rifarlo. Perché mi è piaciuto tantissimo e vorrei tanto riviverla. L'anno prossimo il nostro progetto passerà da 8 a oltre 20 stabilimenti balneari, includendo nuove associazioni e la casa circondariale di Rimini. Del resto la spiaggia è una fantastica vetrina dove mostrare che la disabilità e la fragilità sociale non sono un limite, ma sono una grandissima opportunità. Non si deve dimenticare un lavoro così facile, così bello, così divertente. È bello, è stato bello.